seconda legge dei gas, stavolta manteniamo costante il volume. Facciamo variare temperatura e pressione. Temperatura era la variabile indipendente come nel caso della prima legge dei gas, ma stavolta la variabile dipendente non è più il volume ma è la pressione. Quindi abbiamo una relazione causa-effetto, causa è la temperatura, effetto è la pressione del gas. Il volume rimane costante, come si vede è bloccato il pistone. In pratica l'apparecchio è come una pentola a pressione. Fornendo calore, la temperatura misurata dal termometro per esempio si alza dal valore TA al valore TB, la quantità di gas all'interno rimane sempre la stessa, quindi le moli, ma queste particelle si agitano sempre di più perché aumenta la loro temperatura. La temperatura è una misura dell'agitazione termica interna delle particelle del gas. Con maggiore agitazione termica le particelle bombardano con più violenza le pareti del contenitore e all'interno generano una maggiore pressione. Infatti vediamo che il manometro segna un valore maggiore di pressione. Dal punto di vista sperimentale si scopre una legge identica alla prima legge dei gas, soltanto che non c'è più il volume come variabile dipendente ma c'è la pressione. Questa formula è identica a questa e il grafico che la rappresenta è identico al grafico di prima, con l'unica differenza che il volume va sostituito con la pressione. Quindi immaginiamo di partire a 0 gradi centigradi il nostro esperimento e all'inizio la pressione all'interno del contenitore è P0. Facciamo aumentare la temperatura fornendo calore, aumenta la pressione dentro, diciamo, la pentola a pressione, dentro il contenitore, cioè aumenta la pressione qua dentro. Il grafico è questa retta che mostra un aumento di temperatura da TA a TB e un conseguente aumento di pressione PA PB. La cosa notevole è che non solo la formula è identica, ma anche il coefficiente alfa è lo stesso di prima. In teoria avrebbero dovuto essere due coefficienti diversi. Quello di ora, alfa P, ce lo aspettavamo diverso da alfa V, perché alfa P misura in pratica il modo in cui il gas aumenta di pressione quando viene riscaldato. Invece alfa V rappresentava il modo in cui il gas aumentava di volume quando veniva riscaldato. E sono due fenomeni fisici diversi. Uno è l'aumento di pressione senza che il volume cambi e l'altro invece era l'aumento di volume senza che cambiasse la pressione. Eppure sorprendentemente questi due valori sono identici e valgono 1 diviso 273 gradi centigradi. Questo vuol dire che se noi estrapoliamo l'andamento di questa retta anche alle temperature basse, anche se a un certo punto il gas, l'aria in questo caso, smette di essere perfetto, comincia a mostrare comportamenti che indicano che sta per diventare liquido, poi addirittura diventa liquido e il gas non c'è più. Però se noi estrapoliamo i dati sperimentali raccolti fino a qui, troviamo che questa retta arriva a meno 273 gradi centigradi. E se immaginiamo di andare ancora a una temperatura ancora minore, la pressione del gas diventa negativa. Come prima diventava negativo il volume. Ovviamente non ha senso dire che la pressione di questo gas a un certo punto diventa negativa. Quello che succede è che dobbiamo guardare questo disegno da destra verso sinistra, togliamo calore, raffreddiamo il sistema, il volume resta sempre uguale perché il pistone è bloccato, la pressione diminuisce, a un certo punto la pressione arriva a zero, idealmente quando la temperatura è meno 273 gradi centigradi, ma non può diventare negativa questa pressione. Quindi questa è un'altra conferma che meno 273 gradi centigradi, lo 0 Kelvin, è un muro che non si può oltrepassare. In teoria, a 0 Kelvin le particelle si fermano. Infatti, non fanno più pressione, vuol dire che non sbattono più contro le pareti. Questo solo in teoria, perché in realtà vedremo che lo 0 Kelvin non è raggiungibile. Questo è quanto affermerà il terzo principio della termodinamica. L'impossibilità anche di raggiungere lo 0 Kelvin. Abbiamo detto stesse formule per la seconda legge dei gas come per la prima, con l'unica differenza che il volume viene sostituito dalla pressione. Quindi riscriviamo le stesse identiche formule di prima con P al posto di V. La pressione è proporzionale alla temperatura Kelvin, equivale a spostare l'asse delle pressioni da qui a qua.
Così la retta non ha più intercetta P0, ma parte dall'origine, dalla nuova origine dei nuovi assi. Con gli stessi ragionamenti di prima abbiamo quindi P su T uguale costante. Qua non l'ho scritto, ho scritto invece P su T, che è uguale in tutti gli stati del gas, quindi in A, in B, in C, P su T uguale costante in pratica. Infine, come già detto per la prima legge dei gas, se noi ripetiamo l'esperimento utilizzando un maggior numero di moli, quindi mettendo più quantità di gas all'inizio dentro il contenitore, otteniamo un'altra retta più inclinata, che però parte sempre da meno 273 gradi centigradi, cioè lo 0 Kelvin. Qui infatti ho scritto sulla retta più inclinata più gas, invece la retta meno inclinata meno gas, più moli nel primo caso, meno moli nel secondo. Questo è intuitivo, per spiegarlo immaginiamo la stessa situazione usata prima, cioè prendiamo il gas a 0 gradi centigradi per esempio. Se nel contenitore c'è poco gas, a quella temperatura di 0 gradi centigradi, quel poco gas farà poca pressione P0. Se invece noi nel contenitore, sempre con quello stesso volume fissato, mettiamo invece una quantità maggiore di gas all'inizio, a quella stessa temperatura 0 gradi centigradi, siccome c'è più gas, ci sono più particelle, faranno più pressione. Infatti, i singoli urti che le particelle fanno contro le pareti sono ugualmente violenti come prima, perché la temperatura è la stessa. Ma adesso gli urti sono più numerosi, perché qua dentro ho particelle in maggior numero, si agitano uguali a prima, quando ne erano di meno, ma comunque, essendo di più, urtano più frequentemente e quindi fanno più pressione. Perciò il valore della pressione a 0 gradi centigradi si trova più in alto quando io ho più gas dentro il contenitore.